Lontano a est, al di là di montagne e fiumi, giace un'unica solitaria vetta. I nani sono decisi a reclamare la loro patria. I visitatori mi piacciono, come a ogni altro hobbit. Ma preferisco conoscerli prima che vengano in visita. Il signor Baggins al vostro servizio. Sono circondato da nani. Che ci fanno qui? Oh, sono una combriccola alquanto allegra. Dunque, questo è l'Hobbit. Mi avete chiesto di trovare il 14° membro di questa compagnia e io ho scelto il signor Baggins. Io? No. Gli Hobbit passano spesso inosservati se vogliono, il che ci dà un preciso vantaggio. Coglieremo questa occasione per riprenderci Erebor. Ehi, signor Bilbo, dove siete diretto? Sto partendo per un'avventura! Mitrandir, perché il mezz'uomo? Perché Bilbo Baggins? Forse perché io ho paura. E lui mi dà coraggio. Allora è questo il tuo scopo, entrare nella montagna. Che hai da dire? Alcuni non lo riterrebbero saggio. L'oscuro potere ha trovato il modo di tornare nel mondo. Perché non giochiamo agli indovinelli? E se poi perde, che succede? Beh, se perde tesoro, ce lo mangiamo. Se Baggins perde, ce lo mangiamo intero. Affare fatto. Sceglierei ognuno di questi nani invece di un esercito potente. Attenti! Lealtà, onore, un cuore volenteroso. Non posso chiedere di più. Casa ormai è dietro di te. Il mondo è davanti. Hanno fatto scommesse. Se saresti o no ricomparso, la maggior parte ha puntato sul no. Voi che pensavate? Mio caro amico, non ho dubitato di te neanche un secondo.